Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Elisabetta Canalis vive ormai da anni con la sua famiglia negli Stati Uniti. Los Angeles è la città dove ha la sua casa, che condivide con il marito chirurgo e la loro bambina, Skyler Eva. E proprio la sua bambina è fonte di grande preoccupazione. Tutto ha origine da quel maledetto giorno. Da anni ormai la sua casa è negli Stati Uniti. Los Angeles è diventata la sua città. La sua voglia d'Italia, però, non accenna a diminuire e quando può, sale sul primo aereo e ritorna. Per i suoi impegni di lavoro o per andare a trovare la sua famiglia che è rimasta sempre lì, nella sua splendida Sardegna, ogni pretesto è buono per riabbracciare il suo bel paese. Poi ci si mette anche la cronaca a far aumentare quella nostalgia canaglia. Elisabetta Canalis nel 2014 si è sposata con il chirurgo ortopedico statunitense, Brian Perry. Un anno dopo è nata la loro bambina Skyler Eva Perry. Proprio alla sua splendida bambina è legata la grande preoccupazione di mamma Elisabetta e tutto ha origine da una tragedia che ha sconvolto gli Stati Uniti ed il mondo intero. Da quel giorno infatti la sua vita non è stata più la stessa. Quale tragedia? Elisabetta Canalis e la tragedia di Uvalde. Vi sono eventi che annichiliscono la mente, perché tragicamente inspiegabili. Si rimane lì, con gli occhi sbarrati, con le lacrime che faticano ad uscire perché il nostro corpo non risponde ad alcuno stimolo. Come il 25 maggio scorso quando le agenzie hanno battuto la notizia di una terribile strage all'interno di una scuola elementare ad Uvalde, in Texas. Una carneficina. 19 bambini più due loro maestre. Tutti appartenenti ad un'unica classe, una quarta elementare, uccisi dai colpi sparati da un giovane di 18 anni. Un evento che ha distrutto per sempre decine di famiglie, quelle delle 21 vittime e che ha cambiato completamente la normale quotidianità di altre centinaia di migliaia, in tutte le città degli Stati Uniti, che ora hanno paura quando i loro figli si recano a scuola. Esattamente la stessa emozione che prova Elisabetta Canalis, paura. Da quel giorno la vita di tutta la sua famiglia è cambiata. È cambiata la sua vita, è cambiata, soprattutto, quella di sua figlia, Skyler Eva. Com'è cambiata? Non va più a scuola. Quel maledetto giorno, Elisabetta Canalis era in aereo, mentre la sua bambina si trovava regolarmente a scuola, come ci racconta Gossip TV. Il trauma seguito a quella tragedia ha però coinvolto anche la sua bambina che, da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola, ha raccontato la showgirl. Una situazione che comporta anche dei cambiamenti sostanziali all'interno del suo nucleo familiare, tanto da far dire a Brian Perry, marito della showgirl, non puoi fare così, a settembre come facciamo? La showgirl sarda ha più volte ribadito il concetto che non intende minimamente lasciare gli Stati Uniti, anche se spera sinceramente che si faccia qualcosa per prevenire simili tragedie. Dato che le armi fanno parte integrante della cultura americana, si augura che almeno ciascuna scuola sia presidiata nella maniera migliore, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole. Se lo augura semplicemente perché prima di essere la velina più bella della storia di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis è una mamma. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!